Voglio dire a quel sindacalista che qui l'anello debole della catena sono i cittadini onesti e i lavoratori onesti che subiscono e pagano sulle loro spalle la anche incapacità e magari l'assenza di servizi che generano queste persone che, tra virgolette, truffano. Ovviamente va certificato, però in alcuni casi come quello è evidente. Allora, rispetto a questo, nel caso che avete giustamente mandato in onda e avete voluto denunciare, lì c'è una responsabilità di entrambi i soggetti, sia del lavoratore, che ha avuto di conseguenza anche un richiamo formale, sia del dirigente che l'ha premiata. Io non metto sul piedistallo l'uno o l'altro, primo grado o secondo grado. Brava. Sono entrambi colpevoli. Sono perfettamente d'accordo con lei. E quindi l'anello debole sono i cittadini e i lavoratori onesti, perché poi a me di tutta questa discussione che si sta facendo mi dispiace una cosa, che ne va in mezzo tantissimi lavoratori che nella pubblica amministrazione fanno il loro dovere. Ma anche ancora un'altra cosa, purtroppo nel sistema Italia negli anni si è consolidato che ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Lavoratori di serie A, pubblica amministrazione, di serie B, i privati, che una cosa del genere non sarebbero mai potuta permettersi. Ma chi sbaglia però, attenzione, vengo a Rughetti, annunci e non annunci, io Demo Renzi faccio solo annunci, però voglio chiudere qui la discussione, non credo interessi i cittadini che ci stanno ascoltando. Il vero problema è che se c'è una legge va fatta applicare, ma la applicano e purtroppo la interpretano in vari modi anche quei soggetti che poi sono chiamati ad esprimere una sentenza.